And the next day, Daniel, you don't know what I'm talking about that. Sì, ciao a tutti. La regione si occupa di sanità e ci sono tutti gli studi internazionali, tutti dal 2006 a oggi, dicono che il consumo di proteine consigliato da nutrizionisti e dall'OMS porta a un incremento di malattie con picchi esponenziali. Ora, posso citare uno studio a caso, c'è il metabolismo, il quale dice che consumo consigliato porta a un picco di mortalità del 75% in più rispetto a un consumo di proteine del 10%. Cosa vuol dire? Che tutti questi studi dicono che se consumate le proteine che vi dicono i vostri medici di base, i vostri nutrizionisti, che non riconoscono studi perché una volta che sono laureati e finita lì la storia, i vostri figli, voi avrete un picco di un aumento di malattie cardiovascolari, tumorali, diabete altissimo. Tutto questo ricade poi sui costi del debito pubblico, della spesa regionale. Quindi mi domando io, siccome sono studi inequivocabili, tutta la letteratura scientifica internazionale degli ultimi 10 anni è questa, è innegabile, e io vorrei vedere un minimo quanto la possa negare, anche che i medici comunque studiano zero ore per la nutrizione. Mi domando come mai, siccome per fare questo consumo di proteine alto bisogna consumare la zootecnia, cioè il prodotto animale, quale comporta un impatto ambientale in molte cose al 105, 105 è l'enormità, ogni volta che mangiate un pezzo di carne state devastando non so quanta foresta e il consumo di acqua pubblica è enorme. Capito che siamo tutti drogati, tutti spezzati con la droga, con carne e i consumi, però almeno la divulgazione vorrei capire come mai. Vorrei capire se si riesce a trovare una sinergia nazione, regione, comune, insomma una battaglia riguarda tutti. Almeno, siccome è difficile cambiare se stessi, almeno nella divulgazione della realtà. Non c'è nessun medico che sa queste cose, nessun nutrizionista, la dicerolia, tutte le parole di Renata di Ceroria, nessuno di loro sa niente. Soprattutto quelli che stanno in questo. Allora, buono, grazie per le mie richieste. Risponderò in parte io e in parte risponderò a Sintana, perché una parte riguarda prettamente la sanità e una parte riguarda invece gli allevamenti. Quindi tutta quella che hai affrontato, due argomenti diversi. Per quanto riguarda la sanità, questo fa parte di quella cosa di cui noi parliamo sempre, che abbiamo inserito anche abbondantemente nel nostro progetto di legge sulla riforma sanitaria, che chiaramente è stato accantonato in modo, e che abbiamo inserito anche negli emendamenti. Poi magari se vi interessa vi do così delle informazioni, alcune persone che sono presenti che fanno parte del gruppo di lavoro nostro sulla sanità in regione, a cui invito le persone a partecipare, soprattutto se fanno parte del mondo sanitario, perché ringrazio intanto pubblicamente il gruppo, perché veramente per me è un gruppo di grande sostegno e che veramente dà un apporto fondamentale. Però il problema è che noi presentiamo le cose, per rispondere a quello che dicevi tu, le abbiamo presentate nei nostri emendamenti, vengono accantonate. Il discorso che portiamo avanti, che voi sapete come Movimento 5 Stelle, è quello della prevenzione primaria, quindi anche dei corretti stili di vita, di cui questo di cui parlavi tu fa parte. Quindi di una corretta alimentazione per cercare di, al di là del eventualmente evitare che si ripetano delle malattie, che è prevenzione terziaria, ma proprio la prevenzione primaria, che è quella che è impedirti di ammalare, impedire alle persone di ammalarsi. Quindi noi questo discorso lo portiamo, insistiamo molto, cerchiamo di farlo, come dici tu, è un discorso divulgativo, perché quando noi parliamo di questa cosa, purtroppo
perché veramente se si riuscisse a impedire la malattia dall'inizio risparmieremo tantissimi soldi e vivremo tra l'altro tutti noi stando meglio, però purtroppo ce lo liquidano sempre come una cosa di secondaria importanza, perché quello su cui si concentrano loro sempre è la cura, e quindi la cura presuppone che ci sia una malattia prima. Abbiamo provato nel nostro progetto di legge a proporre anche un cambio di paradigma, quindi provare a fare una sperimentazione che pagasse la salute, il materiale di salute, per chi ha avuto occasione di leggerlo, i vecchi medici cinesi, una volta dell'imperatore, venivano pagati per mantenere l'imperatore in salute. Se l'imperatore si ammalava, in altri tagliavano la testa. Però comunque il principio dovrebbe essere quello: il medico deve tenere in salute. Quindi questa è la prima parte. Proviamo a proporla, questa parte fa parte appunto di tutta la prevenzione primaria, che fa parte peraltro anche l'ambiente, fanno parte un sacco di cose di buon senso che vediamo tutti costantemente, quotidianamente. Diciamo che in Regione Lombardia su queste cose hanno veramente fanno la vera. Passo la parola a Simone. Sì, aggiungo delle considerazioni, visto che io e anche lei siamo in Commissione Agricoltura, il tema ovviamente è molto connesso. Allora, l'abbiamo toccato in diversi momenti di questi 2 anni e mezzo. In particolare in una seduta di 2 settimane fa, se non ricordo male, 2 settimane fa, dove abbiamo portato in aula una mozione che chiedesse proprio di toccare una serie di punti, approfittando dei segmenti di Expo, quindi per poter parlare di scorretta di educazione, e i vari punti che abbiamo toccato includevano anche la questione delle proteine animali. L'abbiamo giustificata esattamente come dicevi prima, quindi le cose non le devo spiegare perché vedo che sia informatissimo, in particolar modo per il riferimento che hai fatto tu sulla zootecnia. Sappiamo bene che l'agricoltura intensiva, che viene ormai utilizzata per produrre il mangime per questo settore, fa sì che davvero ci sia un'agricoltura che non sia più sostenibile. Oltretutto i danni del consumo eccessivo di carne, quindi di proteine animali, che conosciamo e già elencati tu, e abbiamo presentato questa mozione che si è riuscita ad approvare. La mozione chiedeva che la giunta si impegnasse, come si chiedevano le mozioni, almeno nell'inserire nella carta di Milano di Gatta Lesco i temi che citavi tu. Oltre a quelli poi ce n'erano altri, c'era il trapping, la questione di pieva, la questione dei pesticidi, eccetera, ma c'era anche proprio il consumo delle proteine animali. E poi con i nostri parlamentari, con i quali cerchiamo sempre di coordinarci, abbiamo saputo proprio questi giorni che un nostro parlamentare ha ottenuto, può sembrare una piccola vittoria, ma in realtà sono tutti quei passi di cambiamento culturale importanti. Denunciando la presidente dell'autorità garante della concorrenza del mercato, quando ha denunciato la pubblicità, se probabilmente l'avrei notato, perché diceva sia la carne piacere senza rischi. Allora l'abbiamo denunciato, gli anni che stanno denunciando i nostri parlamentari, e hanno ottenuto in effetti la comunicazione da parte della direzione generale che chiede che venga rimossa quella città perché non era in effetti corretta, e anzi dice il testo. Le affermazioni avrebbero potuto ridurre il consumo, a vedere che il consumo è incondizionato, è indispensabile combattere anemia e spossatezza, e questo messaggio era falso. Perché ho dovuto ritirare questa pubblicità falsa grazie al lavoro dei nostri parlamentari. Non solo, sempre questo nostro collega che è Russo ha depositato una proposta di legge per la riduzione del consumo delle proteine animali, soprattutto nella ristorazione collettiva, quindi nel scolastico, ospedale, eccetera. Ovviamente non è ancora stato incardinato, la speranza che venga incardinato. Per far incardinare delle nostre proposte di legge sempre all'opposizione fa molto effetto la sensibilità civile e culturale che si allarga sui territori, e quindi abbiamo questa mozione che possiamo trasformare facilmente anche in mozioni comunali, regionali e quindi non solo a livello nazionale,
che possiamo presentare dei, ognuno dei nostri diversi comuni o nelle regioni dove siamo presenti. Questa magari questa porta propulsiva che arriva un po' da tutti potrebbe spingere il governo, il Parlamento a mettere in discussione questa nostra legge, un po' come si è fatto sul reddito di cittadinanza. Quindi è chiaro che ci vuole una sensibilità maggiore affinché una proposta di legge come questa venga poi incardinata.